Beh, certo ci voleva dopo la sconfitta di ieri, che è stata abbastanza dura da digerire. Quindi questa vittoria di oggi ci riporta il sorriso sulle labbra. Oggi un buon primo set, poi il secondo siete un po' calati. È veramente lo stesso che ci è successo ieri, però ripeto, noi stiamo qua perché ci vogliamo divertire. Se giochiamo bene è anche meglio. Il calo ci può stare, può essere fisiologico, però dobbiamo stare un po' più concentrati anche nelle fasi successive della partita. Chelsea Galeota, dopo la sconfitta all'esordio, finalmente arriva la prima vittoria di questo torneo. È importante cominciare a fare i primi passi, perché ce ne vuole un altro e poi vediamo la luce nel tabellone finale. Abbiamo giocato bene il primo, poi al secondo sono saliti gli avversari e meno male che al tiebreak su due punti è girata bene, ce l'abbiamo fatta. Speriamo di vincere la prossima partita per qualificarci, non sarà facile. Sì, perché diciamo che il mio compagno era un po' teso, visto che non è abituato a giocare, diciamo, a livelli alti, però lui può giocare tranquillamente a questi livelli e poi infatti si è visto il secondo set che ha fatto la differenza a rete e non ha sbagliato niente. Sì, noi è un torneo che facciamo per divertirci. Quindi già questo per noi è già un ottimo risultato, tutto quello che viene sarà tutto guadagnato. È stato difficile, una bella partita, un bel torneo, davvero mi sto divertendo tantissimo. Poi con Favia è davvero bravo, è stato un onore giocare con lui. Un bel risultato, la prossima è difficile perché giochiamo con una coppia fortissima che fino adesso ha fatto punteggio pieno, però mi sto divertendo, questa è la cosa importante. Diciamo di sì, abbiamo perso la prima partita con i due più forti per il momento del nostro girone, ma lunedì dobbiamo giocare contro Gazelle Mikunko per le qualificazioni per le qualificazioni al prossimo tabellone. Speriamo che va tutto bene. Sì, oggi è stata una partita molto dura, sapevamo che erano i più forti del girone, però abbiamo giocato davvero bene, sapevamo che era dentro fuori e non abbiamo sbagliato. Sì, speriamo, sarà dura, bisogna contare, diciamo, i set, gli scontri diretti, i game.